Io vorrei presentarvi i miei ospiti, ma prima di farlo, devo presentare una persona, anzi voglio presentare una persona che anche lui è un professore dell'Accademia, Stefano Torre, che ha contribuito alla realizzazione della giornata. E prego Stefano se ci raggiungi qua. Perché se avete visto quando siete entrati, se non l'avete visto ve lo dico io, c'è un meraviglioso schermo con un microfono che serve a qualcosa di particolare, vero Stefano? Vai pure allo scranno o prendi il gelato in mano o fai quello che vuoi, o voce tipo cantante lirico. Prego. Schiacciare qua il pulsante. Beh, allora è successo che ad un certo punto abbiamo notato che i ragazzi tendono a guardare sempre il pavimento e mai ad alzare lo sguardo verso l'alto. E l'idea che è venuta è stata quella di provare a coinvolgerli in un progetto che sarebbe stato, nel quale sarebbe stata protagonista la poesia. E il progetto era quello dello scrivere la poesia più lunga del mondo con l'aiuto della gente, delle persone fermate per strada, incontrate alla stazione, semplicemente chiedendo a queste di contribuire con un verso, con una serie di parole alla scrittura di una poesia che fosse rappresentativa del loro stato d'animo in quel momento, delle sensazioni che provavano magari ad essere aggrediti e costretti a scrivere quel tanto. Il tutto, ci siamo accorti, essere in linea perfetta con quanto Guido Oldani, che è nascosto là, che è un famosissimo poeta contemporaneo, candidato al Nobel nel 2021, quindi tutt'altro che di secondaria importanza come personaggio, aveva preconizzato nel Manifesto del Realismo Terminale, nel quale, constatato che l'umanità, nel giugno del 2000, ne parlavamo poco fa, l'umanità che vive nei grandi centri urbani ha superato numericamente l'umanità che vive nelle campagne si sta accatastando e accatastandosi si trova lì ad essere sempre più compressa, ma non è solamente l'involucro, il corpo che noi abbiamo ad essere accatastato, sono anche le nostre emozioni, i nostri sentimenti costretti all'interno di un qualcosa che non è più naturale e che costringe a modificare il modo con il quale anche se ne parla, rovesciando la similitudine e facendo diventare non più gli oggetti simili alla natura, ma il contrario, ve lo racconterà poi Guido. E in questo modo noi altri abbiamo cercato di costruire un accatastatore di versi che fossero rappresentativi di quelle sensazioni che la gente prova. Il tutto andando a cercare quel senso nascosto tra una parola e l'altra, tra un verso e l'altra, che solo la poesia riesce a trasmettere, andando a diventare rappresentazione di una verità che la parola non riesce ad esprimere, e quindi suscitando meraviglia, finalmente meraviglia di fronte agli occhi che si alzano verso l'alto e guardano il cielo di giorno o di notte quando è pieno di stelle. Grazie. Grazie Stefano per questo contributo. Grazie.